Bentornati nella mia cucina, una nuova puntata di Tips by Dolce Giuridica. Oggi parleremo di lieviti, ma non di lievito madre, di coli, su questo faremo un'altra puntata, ma dei lieviti che utilizziamo per fare i dolci. In particolare voglio parlarvi della differenza tra il lievito per dolci che utilizziamo noi e il baking powder. Il baking powder è un tipo di lievito che viene utilizzato molto nei paesi anglosassoni, da noi non si trova facilmente. Quello che gli assomiglia di più per quanto riguarda la composizione è il lievito pane angeli, altrimenti si trova in confezioni da 5 kg. Infatti, in genere viene utilizzato principalmente dalle pasticcerie che comunque lo acquistano in grandi quantità. Qual è la differenza? Il baking powder è costituito, oltre che da bicarbonato di sodio purissimo, anche da acido tartarico e da amido di mais. In questo si distingue rispetto al lievito istantaneo classico che troviamo da noi. Quello che va detto è che il baking soda inizia la sua reazione subito, quindi quando lo andiamo ad aggiungere e ad utilizzare in un dolce, dobbiamo mescolarlo il più veloce possibile e inserire subito il dolce in forno, perché altrimenti rischieremo di ottenere un dolce per niente gonfio e assolutamente piatto. Invece il baking proprio voluto e utilizzato per dare tanta aria, far diventare il nostro dolce bello arioso. Ovviamente quello che si è tentato di ricreare è un lievito molto simile al baking, che è quello che troviamo da noi in Italia, però il baking produce appunto diossido di carbonio nel momento in cui entra a contatto con l'umidità o con alimenti acidi come possono essere il cioccolato o lo yogurt, quindi diciamo cambia il tipo di reazione a contatto con gli alimenti tra il baking in soda e tra il lievito istantaneo classico che troviamo tra noi in Italia. Spero che questo possa esservi stato utile. Ovviamente è un argomento così vasto che meriterebbe di essere approfondito, però per chi non lo conosce, oggi sa che esiste questo tipo di lievito usato soprattutto nei paesi anglosassoni, simile al nostro lievito istantaneo, però in qualche cosa differisce, soprattutto che se non si trova il baking che viene venduto in grandi quantità, quello più simile in commercio è il pane angeli. Grazie per avermi seguito e ci vediamo per la prossima puntata.